Se fossi Dante oggi, manderei all'inferno chi deturpa il nostro pianeta. E voi direte, ma sono sempre esistiti? Prima però non c'era consapevolezza. Oggi invece le conseguenze sono chiare a tutti. Eppure c'è qualcuno che sotterra rifiuti tossici e radioattivi, magari in zone agricole, o li scarica in fondo ai mari. Quindi, coloro che in vita avvelenarono il pianeta, ora sono destinati a inghiottire rifiuti radioattivi. Il loro corpo ne subirà i terribili effetti, dilaniandosi per poi ricomporsi e ricominciare. Ma se fossi Dante, aggiungerei un progetto green. Allora, con la digestione i rifiuti verranno depurati per poi fornire la materia prima in cui sono immersi gli adulatori. Per chi non avesse studiato, stiamo parlando di sterco. E qui, se fossi Dante, aggiungerei una seconda iscrizione, solo per questi nuovi arrivati. Riciclate in positivo, o voi che spargeste radioattivo?